Ieri domenica, ieri mattina, si è svolto l'annunciato, insomma, preannunciato, si è tenuto la raccolta di firme annunciata, preannunciata dall'Italia dei Valori, dei banchetti a Pordenone e in altre città. Allora abbiamo avvicinato i nostri microfoni il capogruppo dell'Italia dei Valori, Consiglio regionale, Alessandro Corazza. Alessandro Corazza, il capogruppo dell'Italia dei Valori in Consiglio regionale, questa mattina, domenica mattina, in piazza Pordenone, in piazza Cavour, con il banchetto dell'IDV per raccogliere firme, innanzitutto per la riforma della legge elettorale. Perché? Infatti, noi stiamo proponendo appunto una raccolta di firme per chiedere un referendum abrogativo che cancelli la legge elettorale cosiddetta Porcellum, proprio perché con questa legge elettorale sono i partiti a mettere in lista le persone da votare poi che diventeranno parlamentari, mentre noi crediamo che questa cosa qua debba tornare comunque almeno un po' di più al popolo, in modo da ridare quella connessione della rappresentanza tra chi elegge e l'eletto, no? Quindi deve ripristinare il rapporto proprio tra elettore ed eletto, per cui con questo referendum ci poniamo appunto di ripristinare questo aspetto. E una cosa importante da dire a questo proposito è il fatto che fin tanto che poi è il segretario di un partito, come ad esempio Berlusconi, che è anche espressione del potere esecutivo, perché è il capo del governo, a fare le liste, a quel punto è come se il potere esecutivo, cioè il governo, nominasse di fatto il potere legislativo, cioè decide chi entra in Parlamento e quindi nomina di fatto il potere legislativo. Questa cosa qua è un principio in sostanza che lede la separazione dei poteri, in sostanza, tra potere esecutivo, legislativo e giudiziario, per cui ovviamente il fatto che l'esecutivo nomini il legislativo è una violazione del principio su cui si basano tutti gli stati di diritto. Per cui cerchiamo anche con questo referendum di ripristinare uno dei principi in sostanza su cui si basa la nostra Costituzione e che questa legge elettorale sta di fatto violando.